sciopero del 7 luglio venne indetto perché giorni prima a Genova il movimento sociale dovette scontare una sconfitta perché gli fu proibito di fare il congresso nazionale e quindi Reggio Emilia divenne logicamente la piazza dove si decise di fare uno sciopero per difendere diritti che il governo di Attambroni di allora purtroppo cercava di opprimere e quindi a Reggio quel giorno lì si manifestò e si decise il 7 luglio di organizzare uno sciopero nazionale e la Camera del Lavoro logicamente organizzò lo sciopero. La manifestazione doveva svolgersi alle 5 del pomeriggio, tra l'altro non hanno autorizzato all'esterno ma bensì alla Sala Verdi, che è una saletta, una sala molto piccola di fianco al Teatro Ariosto. Quindi tutti non potevamo starci certamente. Poi hanno vietato a un certo punto, o hanno tagliato i fili, penso, per gli autoparlanti all'esterno, così chi era all'esterno non avrebbe sentito niente. E poi ho saputo dopo anche che hanno tolte le linee telefoniche alla Camera del Lavoro. Il giorno 7 luglio c'è stata una piccola sfilata con la macchina dei sindacati davanti e come siamo arrivati in piazza ci siamo seduti lungo le aiole che c'è tra il municipale e l'isolato San Rocco e abbiamo iniziato a cantare. Bella ciao, tutte canzoni un po' quei tempi che si cantavano, insomma. E a tutto un tratto è partito l'autobotte perché i celerini erano già dentro la caserma Zucchi e sono partiti con l'autobotte e i camion pieni di militari sopra. E l'autobotte ha cominciato a annaffiarci, anche se era in agosto, in luglio. Noi l'acqua ci dava fastidio perché anche sporca, eccetera, uno scappa di qua, l'altro scappa di là. E ha iniziato a tirare i lacrimogeni e poi si sentivano dei spari. È arrivato 3 o 4 camion di poliziotti o carabinieri, che adesso non ricordo bene, che ci hanno visto, si sono buttati tutti a terra, si hanno preso, si hanno sollevato, si hanno buttati sul camion e poi ci hanno portati in giro per la città, dove poi ci hanno fatto sdraiare tutti per te, tutto sul letto del camion, che c'erano le pallottole come briciole di frumento, del gran che ce n'era sopra, sparate. Ci hanno fatto sdraiare perché loro speravano che i manifestanti buttassero delle pietre che ci portassero in testa noi. La polizia, che c'era solo i carabinieri, tremavano come delle foglie. Avevano la bava alla bocca. Si vede che erano, secondo me, drogati. Sempre in mezzo a questa, sempre attraverso questa galleria Cavour, guardando sempre fuori, vidi un ragazzo col fazzoletto sulla bocca che urlava e segnava con il dito il negozio e la vetrata del negozio di Zamboni. Allora io mi sono sporta, probabilmente anche delle mie colleghe, e lì ho visto un uomo esamine al suolo, sanguinante, e nel giro di pochi, penso, non so se sono stati minuti o secondi, mentre non mi rendevo ancora conto cosa stavo assistendo, questo uomo gettò dalla bocca un grumo di sangue enorme e vidi proprio che esalava l'ultimo respiro. Io lo vidi proprio esalare l'ultimo respiro, poi non si mosse più. Sangue del nostro sangue, che sangue di tutti. Sia ben chiaro quello che non vedi, è sangue che non butti. L'ho capito quanto è stato colpito Emilio Reverberi, che è stato colpito sotto l'isolato San Rocco, di fronte a un negozio di confezioni, e lì ho visto fuoriuscire del sangue dalla bocca, che era stato colpito all'altezza così della fronte o della testa, e lì ho detto e ho capito che stavano così mirando a altezza d'uomo. Cercare di
scappare, increduli, senza neanche pensare di reagire contro a chi sparava o contro alle camionette che giravano avanti e indietro, buttando lacrimogeni a tutt'andare. Certo che c'era alla gente, si vedeva in viso la rappresentazione del dolore, del rammarico, del malessere che si provare a pensare di andare in piazza a manifestare su una cosa che ritenevamo di diritto, di naturale modo di sentire, di giustizia, vederti tutto quel macello lì e le persone che cadevano in terra. Non era più un gioco, non era più una qualche manganellata. Poi ci siamo ritrovati noi amici, in particolare con Reverberi, e andammo sotto l'isolato San Rocco e lì trovammo lo zio di Reverberi. Gli avevano sparato in testa, era tutto maciullato nella testa. La stessa cosa doveva essere successa e avvenuta per tutti gli altri feriti. In modo particolare ricordo un certo Grisendi che vidi steso, operato, con parte del suo intestino contenuto in una vaschetta. Nessuno entrava in chiesa, c'era soltanto sul sagrato due o tre persone, non di più, e due o tre sui gradini, perché c'erano due o tre gradini per andare sul sagrato, ma vicino al portone, così non c'era assolutamente nessuno, perché se ci fosse stato da rifugiarsi ci sarebbe stata della gente e quindi sicuramente il portone era chiuso. Dopo io l'ho sentito da subito dire che il parroco aveva chiuso, io l'ho sentito fin da allora dire che in chiesa non si sono potuti rifugiare perché il parroco aveva chiuso. La cellere dove sono avvenuti i fatti più gravi, dove probabilmente e senza probabilmente alla responsabilità di quattro caduti e di diversi feriti, la comandava un commissario che era vicequestore di Reggio Emilia, che si chiamava Giulio Cesare Panico Caffari. Diciamo che ho chiuso un po', questi ricordi li ho chiusi, l'ho messo in un cassetto, se non ricordando Ovidio, perché chiaramente quella situazione lì ce l'avevo nel cuore, perché è morto vicino a me, potevo morire io, poteva morire Elio, poteva morire tante altre persone, insomma. E allora ci pensavo. Morti di tutti i morti, su queste parole.